Ciao a tutti ragazzi, buonasera. Allora, vi chiedo solo di confermarmi che mi sentite bene. Allora, Antonio ci raggiunge tra un quarto d'ora. Intanto aspettiamo gli ultimi arrivi. Dovevamo fare la diretta in contemporanea con Facebook, ma oggi tutti i problemi ce li abbiamo noi e va bene così. Ci accontentiamo. Senti bene. Si sente bene, ottimo. Oggi sono con un carissimo amico, il mio grandissimo Christian Zambon, che è un grande collaboratore. Oggi ecco, non sono da solo, ma almeno una volta. Quindi siamo in due, siamo noi due, fra un po' arriva Antonio. Voi vedo che siete un bel numero, insomma, via, quasi 300, fantastico. E nulla, benvenuti a tutti. Dai, innanzitutto, tanto che aspettiamo Antonio, vediamo un attimo il cielo com'è messo, che stamattina era un po' velato anche dalla parte di Urzi, che mi ha scritto. Però poi si è andato un po' sistemando, tanto con che sia ci fa solo che da riferimento. E nulla, avremo due telecamere. Adesso questa è la schermata dove ci sono anch'io, ma poi arriverà anche Antonio con la sua telecamera, quindi una infrarossa e una normale. Almeno vediamo di riprendere il più possibile. Boh, qui il cielo sembra dai che si è sistemato. Un po' velato ancora, ma buono, ci accontentiamo. Allora, niente, questa sarà skywatching come per chi già ci segue come quelli di sempre, ma appunto c'è questa collaborazione con Antonio, la facciamo insieme e parleremo anche, quindi se avete delle domande fatecele, abbiamo Cristina che ci aiuta ad individuarle e abbiate pazienza se non, non vi facciamo contenti tutti, ma siete tantissimi è giusto, insomma, capirete che non è possibile accontentare tutti, però tanto toccano sempre più o meno tutti gli argomenti. Ditemi anche se la musica vi va bene, se è troppo alta, tanto poi abbassiamo, se tocca parlare, ci serve. Adesso lo abbasso un pochino magari. Laura, Enza, Delizia, Marica, ciao a tutti ragazzi. 330, dai, intanto almeno che arriva Antonio cominciamo a crescere il numero e ci stabiliamo in frequenza. E niente, dai, abbiamo appunto l'onore di avere Antonio con noi, così gli facciamo anche qualche domanda sull'avvistamento. Un po' alto, adesso lo abbassiamo. Avrete visto tutti, insomma, il grande avvistamento che ha avuto Antonio in diretta, poi ne riparliamo insieme a lui. Ed è fantastico perché comunque era dietro appuntamento pubblicato, lì c'è poco da fare, ragazzi. È indiscutibile per quanti con che sia, alcuni continuano a permettersi di farlo, ma poverini, sono debolezze anche quelle. Non possiamo altro che comprenderli. Comprenderli no, commiserazione, perché quando ci sono le prove scientifiche uno non vuole capire significa che non vuole, è inutile stare lì a perdere Messico. tempo. Ah, bene. Ciao Daniel, la città del Messico, benissimo. La città degli ovni. Io intanto per lustro un po', vediamo come è messo il cielo. Musica ancora alta. Musica, aspetta, un po' tanto la togliamo. Oh, così dovrebbe andare Alcuni interessati alle fonti musicali, chi è che... bene. Le fonti musicali, se volete, vi iscrivete al nostro canale YouTube.
C'è una playlist che io aggiorno puntualmente, si chiama Musica PCC Live, una cosa del genere. E c'è una raccolta di tutta la musica che uso di solito. C'è sia con copyright che senza, poi vedete voi. Io ovviamente faccio una scelta perché se li metto col copyright poi mi bloccano le dirette, però tutta la musica, insomma, che conosciamo e che usiamo di solito. Diversi chiedono cosa ne pensate tu, Antonio, di tutti gli avvistamenti di questi giorni. Ecco, boh, io per adesso vi do, riguardo alla domanda che ha letto adesso Cristian, cosa ne pensiamo di tutti i segni, insomma, avvistamenti di questi giorni. Boh, io dico la mia, poi le rifacciamo ad Antonio, intanto che lo aspettiamo. Io penso che siano altri fattori che vanno a dare conferma del fatto che questo sia un virus del tutto naturale. Quindi tutte le varie teorie di complotto, ragazzi, veramente abbandonatele perché ormai non servono più. All'inizio se c'era qualcosa che collegava, ma poi l'abbiamo sotto una diversa rilettura, siamo riusciti a capire e a confermare, poi anche tramite i messaggi di Giorgio, insomma, che di artificiale non c'è nulla. E tutti questi segni danno un'ulteriore conferma, perché lo vedete. Prima di sto virus c'era molto silenzio, adesso ho un sacco di segni in cielo, astronavi, messaggi, fantastico. Anche l'opera, se avete visto, è l'unica cosa che non si è fermata. Tutto ciò che riguardava i soldi si è dovuto bloccare. E la verità non dipende da nulla e quella sta andando avanti, quindi un sacco di interviste, web conference, perché adesso purtroppo le conferenze non ci sono e ci siamo dovuti adattare. Io la penso così. E quindi un'ulteriore prova che sia una causa naturale tutto questo. E la gente è costretta a stare in casa, gira per i social e incontra anche questi vari incontri che stiamo organizzando e riesce a ragionare, a meditare su cose che durante la vita, insomma, routinaria non riesce a fare. Quindi tutto si è rallentato, tutto si è fermato e veramente io parlo della mia esperienza, della mia associazione. È aumentato veramente in maniera esponenziale in questi ultimi mesi, barra 2 mesi, la gente che ci cerca. Strano, ma vero, è così. C'è più tempo a disposizione e come vedete è una prova, il fatto che attraverso il lavoro, attraverso tutte le varie pratiche sociali alle quali siamo obbligati, non si riesce ad avere il risveglio che si dovrebbe avere. In questi 2 mesi è stato dimostrato. Quindi la penso così. Quanti siamo? 250, 6. 256. A parte che questo ogni tanto se tu lo chiudi poi lo. Non so perché, ma non si aggiorna. Tu lo chiudi, lo riapri e ti dà il numero esatto. Ah, Vedi? 382. 382. Non so perché fa così. Bene. Poi ragazzi, una cosa, però non glielo dico ad Antonio per adesso, che poi magari ci si influenza e ci si aspetta cose. Però oggi, guarda caso, è la Pasqua ortodossa. Quindi boh, magari no, magari riceviamo un segno anche oggi. Comunque, a prescindere da segni o non segni, io quello che ripeto sempre è che l'importante, insomma, è viversi la serata insieme e non aspettarsi nulla, perché tanto se vogliono darcelo il segno ce lo danno. Bisogna avere l'umiltà anche di non pretendere, no? E neanche di non chiedere, ecco. Io quello che penso che sia necessario, sia il semplice desiderio. Basta, basta quello, poi loro sanno quello che devono fare. E poi comunque sia, ma che vada, si è stati tra di noi, si è parlato di queste tematiche e si è passati del tempo insieme. Quindi non creiamoci aspettative, viviamocela con tranquillità, ma questo sempre, a prescindere dall'evento. Un po' in tutto questo vale. Io personalmente, per la poca esperienza che ho, ma poi Antonio vi potrà confermare,
meno ci si aspetta di volerli vedere, più li si vede, perché comunque sia funziona così. Si va a creare anche un disequilibrio al nostro interno e una correlazione con la loro metodologia che non si adatta per nulla. Domanda che torna spesso è come mai non intervengono i fratelli in questo momento, visto che siamo fermi. Bah, come mai non intervengono adesso? Innanzitutto, come vi dicevo prima, è proprio questo il loro intervento. Quindi, darci ancora delle chance di comprensione e risveglia gente, anche perché se scendono adesso, ragazzi, molti che potrebbero risvegliarsi tra, che ne so, 5 mesi, 2 anni, adesso non potrebbero farlo. Quindi, bisogna innanzitutto dare la possibilità a tutti di risvegliarsi e quindi avere pazienza e comprensione, penso, no? E poi ecco, io l'esempio che faccio sempre è calzante, che spiega in maniera semplice. Pianeta Terra è una scuola, noi siamo gli studenti. Avete mai visto che il professore vi boccia a gennaio o vi promuove a gennaio? Bisogna aspettare giugno, la fine di quello che deve essere. Quindi bisogna solo che armarsi di pazienza, perché d'altronde se ci pensate, per chi crede no, perché ormai la reincarnazione è un dato di fatto, per chi ha fatto ricerca e ne ha trovato le prove. Noi siamo qui per scelta, su questo pianeta per scelta, nessuno è costretto, si è spento. Qui non esiste, nelle leggi divine non sono conclamati, insomma, tutto è libertà. E quindi, se abbiamo scelto di reincarnarci qua, bisogna anche accettare il fatto che tutto deve andare in maniera come deve andare. Quindi armiamoci di pazienza e comprensione. Questo sempre, ragazzi. Perché comunque sia, alla fine chi siamo per pretendere sostituirci ai piani divini? Se Dio ha prestabilito che prima devono accadere determinate cose, nulla, è così. D'altronde, per chi ha letto il Vangelo, qua c'è qualcosa che si muove. Per chi ha letto il Vangelo, ragazzi, Cristo l'ha detto, insomma, lasciate che le cose avvengano. Qua non riesco mai a capire come si registra. Qualche domanda, come si fa a essere sicuri che le luci che si vedono sono loro e se si può comunicare con loro attraverso semplici torce per dare qualche segnale? Come si fa a essere sicuri che sono loro? Allora, adesso abbiamo un caso di fronte a noi. Se avete appena visto, c'è stato un aumento di luminosità e questo già può darci un segnale che può essere qualcosa di non convenzionale. Vedi, sì, guarda come perde la luce. Poi, ragazzi, ecco, ci sono vari fattori, ecco, il moto, che sicuramente se è rettilineo uniforme già può escludere, già può essere qualcosa che ci fa escludere che sia qualcosa. Ecco, niente, mi sta impappinando. Se hanno un moto rettilineo uniforme, sicuramente può essere che non sono loro, ma non è detto. Sicuramente, se cominciano a far zigzag o a fermarsi a ripartire o a prendere velocità particolari, ragazzi, ditemi voi quale veicolo nel nostro pianeta ha queste caratteristiche, lì è semplice, insomma. E poi la maggior parte delle volte c'è un'interazione e lì non si scappa. Che Antonio, aspettate un attimo. Questo oggetto che stiamo filmando, ecco, io ragazzi non metto mai, per chi ci segue, non dico mai con sicurezza se è qualcosa o altro, a parte avvistamenti, insomma, dove sono indiscutibili, come l'ultimo che abbiamo pubblicato, perché interagiva con noi. La certezza non la do mai perché non mi interessa farlo, quello poi ognuno è soggettivo. Antonio, aspettate un attimo.
Antonio, altri 10 minuti arriva. E ecco, ci sono delle caratteristiche che ce lo fanno capire. Come vi dicevo, il moto, il modo in cui interagisce, se interagisce, come si muove, e questo più che altro. Semplicemente facendo confronto con la tecnologia a nostra disposizione, conosciuta sicuramente. Quindi, a tutti quelli, insomma, che magari ci scrivono, ho visto il puntino che camminava in cielo, insomma, so loro, non so loro. Lo sappiamo, ragazzi, l'atmosfera è piena di satelliti, è piena di varie robe che si muovono. Nessuno può dire se lo sono o non lo sono. L'oggetto che abbiamo appena visto, non lo so, sicuramente magari era un satellite, questo non lo possiamo dire. Sta di fatto che ci sono alcune caratteristiche, tra le quali Antonio poi ce lo può spiegare bene anche lui, orarie, dove lì è indiscutibile che non siano satelliti. Alle 2 di notte il sole non ci arriva dall'altra parte del pianeta. Quindi come fa ad illuminare i pannelli solari dei satelliti? Però ragazzi, ecco, la cosa principale che esclude qualsiasi altra cosa è il moto, come si muovono, lì c'è poco da dire. Poi vabbè, anche addirittura i filmati di Antonio vengono polemizzati, quindi dove veramente lì non c'è ombra di dubbio, di fronte alle sue navi metalliche, ragazzi, cioè, sono persone che hanno il coraggio di dire che sono altro. E purtroppo lì è ignoranza e non si vuole comprendere. Quindi ecco. Ci scrivono, si sente la tua voce solo in un canale audio. Ecco sì, purtroppo abbiamo avuto problemi, quindi mettetevi le cuffie per chi può, è così. Provate a risolvere, ma oggi tutti i problemi ce l'avamo noi, come sempre, è così. Quindi vi consiglio di mettere, vi consiglio, se volete seguirvele dovete mettere per forza, perché se no non sentite né me né Urzi. Allora. Hai visto l'oggetto di prima, però non lo so che cos'è. Allora, per chi si è appena collegato, Antonio fra un po' ci raggiunge. Noi intanto andiamo avanti per conto nostro, in attesa, insomma. Oh, il cielo è abbastanza pulito, meno male perché era velato. Speriamo che anche D'Antonio è così. Ma che dici? Aspettate che inizio, sento un attimino Antonio. Intanto vi faccio vedere un attimino la panoramica che abbiamo di fronte. Ah, qui ci dovrebbero essere delle montagne, se riusciamo. Allora, questo è l'albero. Quanti siamo, tre? 382, ma vediamo. Quest'altro.
Ecco, queste sono le montagne che abbiamo di fronte. So perché oggi le vediamo a malapena, ma mi sa che è un po' umido. 480. Forse perché è un po' basso, sai? Allora, vediamo Antonio che dice. Che non si sente. Bene, Antonio ha detto che sta arrivando, quindi abbiate pazienza. Ok, quindi dicevo, qui abbiamo, c'è un po' troppo inquinamento di luce stasera. Vabbè, qui abbiamo una montagna che non riesco a trovare, non capisco perché, dove veramente spesso li vedo entrare e uscire, non so cosa c'è dentro o dietro, se però è particolare. Vedi che non riesco a riprendere, bestia nave. Vediamo qua. E poi è tutto buio, solo con la telecamera si riesce a vedere. Vedi che neanche ad occhio nudo. Questa è bene, se non mi sbaglio. Questa qui. Che ultimamente è visibile. Vabbè, nulla. Dopo, se ci capita, vi faccio vedere la catena montuosa. C'è un po' troppo. Questa è infrarossi, quindi quando c'è troppa luce, purtroppo s'offusca tutto. Infatti, in cielo vedete quante stelle sono visibili, che ad occhio nudo non si vedono. Ecco, io uso questa tecnologia perché spesso loro si rendono invisibili all'occhio umano, però con la tecnologia infrared si riesce a vederli. Poi ovvio qualcuno mi ha scritto, insomma, ma perché la usi? Se non vogliono farsi vedere, insomma, tu vai, li vai a spiare, che discorsi so, ragazzi? Cioè, loro se vogliono si fanno vedere né con questo né con quell'altro. Bisogna un attimo comprendere la tecnologia che hanno in mano. Antonio ce l'ha spiegato più volte e ce l'ha anche dimostrato che nell'atmosfera ci sono migliaia di sonde telemetriche che registrano tutto e di più, dal pensiero umano a tutto, quindi ragazzi, cioè, non è gente che si può facilmente fregare, se non vogliono, punto e basta, cioè, non ci sono alternative, non ci sono falle nel loro sistema come nel nostro, noi siamo abituati al sistema nostro, giustamente ragioniamo così, ma da parte loro falle non esistono. Giustamente lavorano tutti in collaborazione, la confederazione interstellare, insieme si cresce meglio. E comunque è una tecnologia che insegue la coscienza, lì non si può soltanto che avanzare positivamente. Noi l'abbiamo vista in che situazione siamo. Quindi sta grande scienza e tecnologia che abbiamo, non lo so quanto sia evoluta. Che poi sono anche le 11:40, poi le luci si abbassano e si vede ancora meglio. Ecco, vedete ad esempio sto oggetto, no? Non si può dire che è un'astronave, sicuramente si può dire che è un UFO perché non sappiamo che cosa è, no? Sapete UFO cosa significa? Qui ormai quando dici UFO tutti capiscono che stai dicendo che è un'astronave. UFO significa semplicemente oggetto volante non identificato. Quindi UFO sì, possiamo dirlo, è un UFO, non sappiamo che cos'è.
Quest'orario, ovviamente, come vi dicevo prima, è particolare perché comunque sia il sole riesce ancora con i suoi raggi ad attraversare il globo dall'altra parte e quindi tutto quello che passa nell'atmosfera viene illuminato. Quindi qui le caratteristiche sono il moto ed interazione, tutto qui, che ci fanno insomma capire che cosa sono o meno. Che dicono? 20 500 siamo. saluti, 500. Via di partenza, Antonio Curtis avrà arrivare. Bene. Sono in attesa. Tanti riparlano delle tanti avvistamenti di questi giorni. Secondo te ci sono effettivamente più avvistamenti oppure ci sono solo più osservatori? Bella domanda. Beh, sicuramente con quello che ha filmato Antonio, la prima risposta è che ci sono più avvistamenti. In 2 giornate ha ripreso 2 astronavi, ragazzi, 2 astronavi. Poi ce lo dirà lui cosa. Sicuramente quella ripresa a Pasqua era un'astronave. Il cerchio rosso dove c'erano quelle sfere che giravano vorticosamente, non lo so, ma glielo chiederemo a lui che cosa possono essere. Però, ragazzi, 2 avvistamenti così grandiosi, nel giro di 2 giorni, nell'arco del mese, insieme anche agli altri che ha ripreso in diretta, tra i quali quegli oggetti sulla Luna, è importante, sono segni importanti. Poi che si parli di Antonio, che quando vuole li firma, quello è un altro discorso. Sta di fatto che comunque sia, come ci dice anche lui sempre, che dipende soprattutto dalla loro volontà, quindi se si fanno vedere e filmare c'è un motivo interessante. E sta di fatto anche che, secondo me, questa è la mia opinione, sanno anche che siamo tutti fermi e che quindi ci sono più osservatori da poter catturare e quindi aumentano la loro frequenza, si fanno vedere di più. Sono le deduzioni che possiamo fare noi, poi loro sanno quali sono i progetti. Diana, un saluto dall'Argentina. Sì. Diana? Ciao Diana dall'Argentina, un abbraccio. Chiedono del progetto Blue Beam, se ne sai qualcosa. Cosa puoi dire? Ah, ecco il progetto Blue Beam, io vorrei dire una cosa a proposito. Innanzitutto saprete tutti, no, che cos'è questo progetto che. Insomma, a quanto pare, oh, scusa, a quanto pare è già iniziato, no? Pier Giorgio Caria ce l'ha spiegato bene da quella piramide che è stata avvistata e filmata sul Pentagono. Da lì si è già avviato. Ed è un tentativo tramite ologrammi che metteranno in pratica per mettere in scena un attacco alieno, appunto fasullo. Perché ormai ci hanno lavato i cervelli questi alieni cattivi e quindi adesso non gli manca altro che dare dimostrazione, anche se è fasulla, ma dare dimostrazione e accalappiare più, lasciatemi passare al termine, idioti possibile, perché purtroppo chi non fa ricerca, ragazzi, si basa su quello che gli passano i media, per quanto mi riguarda è gente poverina, non voglio giudicare, ma ignorante, perché non vuole cercare, non vuole, ignora la verità. E quindi ecco, adesso ormai però con questo discorso tutto quello che si vede e si filma è Blue Beam. Lì c'è qualcosa che non va, bisogna anche avere una cosa importantissima che a giorni d'oggi manca tantissimo, il discernimento, ragazzi. No, non è che tutto ciò che si filma soltanto perché è incredibile, perché la nostra mente non riesce a concepirlo, diventa Blue Beam. No, questo è un discorso che non ha una logica e una razionalità. Bisogna usare innanzitutto la mente, perché di pancia non si va da nessuna parte. Poi se si fa sempre esperti della situazione, è un altro discorso. Quindi, altra cosa che secondo me è interessante da dire è che sicuramente, non, perché comunque sia anche
andare a falsificare un'astronave richiede dei costi, non penso che vadano, vadano a sprecare soldi per piccoli avvistamenti o altro. Cioè, io vedo commenti su ovunque, su tutto, quindi anche lì è importante da parte nostra usare la logica. Che perché se vogliamo divulgare questa verità e risvegliare gli altri, noi prima di tutto bisogna capire di cosa andiamo a parlare. Questo è interessante. Cosa ne pensi di Bob Lazar? Bob Lazar, penso sia scontata la risposta per quanto mi riguarda. Comunque sia, ormai qui più ti dai alle verità e più sei gettonato a critiche e quant'altro. Io vi vorrei far riflettere su una cosa, che questa è gente, ragazzi, che si è rovinata la vita. Io non penso che la gente si rovini la vita per nulla. Perché deve andare a parlare di extraterrestri se poi deve ricevere minacce o si deve rovinare la carriera? D'altronde non è che si sta guadagnando miliardi attraverso l'ufologia, anzi, le cose che ha ricevuto sono tanto negative. E quindi, poi le prove che ha dato sono inconfutabili e sono state anche dimostrate. E addirittura il discorso che ha promulgato sul funzionamento di queste astronavi, ragazzi, cioè chi è che può avere informazioni del genere? Da dove provengono? Ed in effetti abbiamo visto anche che è stato pubblicato un prototipo, no? di astronavi antigravità che sono funzionalissime e che a quanto pare vengono già usate. Sicuramente non hanno niente a che vedere con le astronavi dei fratelli cosmici, questo è chiaro. Però qualcosa c'è. Tesla lo sappiamo, no? Che fu il primo che ne parlò e che diede questa... non si sa come, ma riuscì a capire come funzionavano queste astronavi e addirittura ne pubblicò il brevetto. E anche lui, se vedete, è stato... intralciato in tutti i modi, insomma, la sua vita ha avuto soltanto che problemi, eppure ha fatto delle scoperte incredibili. Oggi, se riusciamo ad usare la corrente, è grazie a lui, non grazie a nessun altro. Però vedete, quello che le tecnologie che comunque sia potevano essere utili, quelle le prendono, quelle che sono scomode perché mettono nei casini le lobby petrolifere e quant'altro, quelle no, non vanno bene. Se ogni tanto si spegne. Uno che dice Antonio. Intanto mettiamo una musica un po' più tranquilla, così non rischiamo neanche col copyright. Vedo che ce l'abbiamo. Ok, datemi conferma che l'audio non sia troppo basso o troppo alto, così lo lasciamo fermo. E tu riconosci le costellazioni? Dorsa maggiore. Sarebbe bello, sì, le classiche. E ormai a vista sono tutte... Sì, spettacolari. L'occhio nudo non si vede nulla, se ci fai caso. Se ti sforzi sicuramente qualcosa c'è, ma tipo così che riesci a contarle ad occhi chiusi, no? Ti porta ad un altro livello. È interessante pensare, ragionare sul fatto che la maggior parte di questi puntini luminosi sono soli, e attorno ad ogni sole sappiamo che c'è un sistema solare. Quindi quanti pianeti esistono? Quanto è grosso l'universo? Infinito. Ragazzi, cioè guardate qua, quante ce ne so, è una meraviglia indescrivibile.
non si contano perché l'universo è infinito e ormai anche la scienza lo dimostra. Poi il tempo e lo spazio esiste solo qui, eh. Solo qui, nel senso, esiste nella nostra dimensione, che giustamente dobbiamo rapportarci alla materia, che viviamo nella materia più che mai. Va, è pieno. Vediamo se riesco a vedere col laser. Allora, un attimino che mi ha scritto Antonio. Che non si sente mai. Anto, secondo me è perché hanno disattivato la chat dal vivo. C'è una dov'è che si trova? Qui dall'iPad sul lato destro, no, in basso dove c'è il mi piace, non mi piace, c'è un tastierino con scritto chat dal vivo. Se schiacci lì puoi interagire. Mettetevi in contatto con Da Vinci Revelation su Facebook. Boh, chi è? Certe cose non le possiamo comprendere del tutto, siamo neonati come civiltà. Eh sì, siamo veramente a livello primordiale. Luzzo, ciao! Non abbiamo visto nulla fino adesso, aspettiamo Antonio. Che così ce la fa vedere lui qualcosa. Aspetta, ma c'è un'astronave forse. Aspetta. Ecco, Antonio forse sta filmando qualcosa, ragazzi. Adesso se riesce a collegarsi lo vediamo. Ok, eccolo. Anto? Ehi? Mi senti? Sì, ti sento. Aspetta che ti prendo in diretta. C'è l'astronave? Sì, muoviti. Vai, sei già in diretta. Sei in diretta. Aspetta, ciao ragazzi, buonasera a tutti. Siamo quasi 500, eh. Ok, allora bel aspetta numero. Un po'. Sono uscito fuori, c'è laggiù un'astronave. Vai. Quella è al 100%, ragazzi. È l'astronave dell'altro giorno. Ve la giro e vi faccio vedere, così sfatiamo un po' il mito. Dunque, telecamera dov'è? Qua. C'è, confermatemi che sentite bene Antonio, gentilmente. Ti vuoi mettere la cuffia? Almeno senti anche tu. Allora, come faccio a ingrandire qua? Ingrandire non puoi, devi allora, avvicinare. Aspetta un attimo, la telecamera. Monto. Monto il dispositivo. Sì, vai tranquillo. Si sente. Ok. Cavolo. Sparita? No. Aspetta, Che ora il problema è che sono io e non riesco a mettere a fuoco. Come faccio? Una finestra, punto di riferimento, aspetta. Ecco. No, questa è una finestra. Ok. Aspetta. Vai. Che è lontanissima. Vediamo se riusciamo. Lì l'astronave è di luce arancio. Wow. In mezzo agli alberi. Aspettate, ragazzi. Che sì, vai tranquillo, Antonio. Aspettiamo. Eccola, vai. 100%. Fantastico. Che ore so? Quasi mezzanotte. Anche stavolta. Lo sai che oggi cos'è, Anto? Ah, boh. Oggi è la Pasqua ortodossa. A mezzanotte. Ma vedi che ho. Mi sono affacciato in questo momento, Allora, fammi vedere qua che mettiamo su Antonio.
Uno sfoglio. Incredibile. È molto lontana, eh? La vedete? Oh, Sì. avete visto se è scomparsa? Sì. Ma non l'ho filmata. No, Come al cavolo. solito, da deficiente, non l'ho filmata Bestia. perché stavo cercando. Aspetta, Vai però. tranquillo. Bestia, io qua stavo a cercare pure di metterti, ma non ci sono riuscito. Però avete visto, no? O Cavolo. sbaglio? A Cavolo, mezzanotte porca anche miseria. stavolta. Era un'astronave, eccola, no? Si sta abbassando notevolmente dietro gli alberi. Quindi l'astronave, soddisfazione massima. Tanto, sarà un caso, ma... Perché No, aspetta, la intravedo dietro gli alberi, non aspetta un riesco a po'. prenderla, Però devo porca fare il troia? ritaglio d'immagine. Vai, vai. Io qui. Come cavolo si può fare? Che poi dalla mia postazione il terrazzo è piccolo, capito? Sì, ce l'ho bene presente. Eccola qua. Vai. Basta che registri te, santo. Sì. No, via, rieccola, sì, ok. Perché c'è i rami, capito che danno fastidio? Allora, al 100% è un'astronave di luce, dell'altra sera. Grande. 100%, ragazzi. Una volta che non si vede, incredibile. Allora, Non riesco a passare. porca miseria. Cioè, io sto filmando dietro gli alberi, alla fine, quindi non riesco a inquadrarla come dovrei, perché non è nel cielo, è molto bassa. Sì. Porca miseria. Niente. Io la vedo ancora, però da come sono messo io, ti faccio vedere, va, stacco. Sì. Praticamente sull'orizzonte là, qua ci sono gli alberi e qua dentro gli alberi. Si vedeva molto bene prima. Vediamo se spengo la luce, se vedete il panorama. Non si vede niente, vero? Ah, confermami che fra un po' sento, no? Perché sto a fare una cosa. Nulla. Niente. Cavolo, però, porca miseria. Beh, dai, un avvisaglio, magari si fa un bene di nuovo. Ti se ne frega, via. Vedi, io da qua, sì, ora sono montato sulla sedia, vedete? Display, perché dietro gli alberi, ma quella è l'astronave di luce che io ho filmato l'altro giorno. Lo vedete? Si vede Sante la casa? Aspetta, Sì, sto andando qui. si vede Si tutto. vede? Sì, si vede. C'è anche Si vede la l'albero casa? vicino. Ecco, dietro quegli alberi là c'è l'oggetto. C'era. No, no, c'è ancora, c'è ancora. Se Vai, vai. si alza. Quindi era alto e si è abbassato. Si sta muovendo verso la destra. Raso Fantastico. alberi. Però Incredibile. si tratta dell'astronave di luce che io ho filmato. Ecco, io la vedo bene. Dovrei alzare il cavalletto. Vai, prenditi il tempo che vuoi, Anto. Lascia anche il telefono, ti aspettiamo. No, no, tranquillo. Il bello della diretta. Sì, Quanti perlomeno. sono? Aggiorna un attimo. Sai, alcuni non gli è bastato, quindi di nuovo sul postone. 570. Cos'è? Non è bastato? Non gli sono bastati i due avvistamenti, quindi hanno detto va, diamogli un altro tentativo. Poveri. Ma chi? I duri di comprendonio, dicono. Sì, ma va bene, che se Sì. ne frega. Tanto io e te sappiamo, la gente, tanti in linea sanno. Non ce ne Certo. frega niente. Ce ne frega nulla della gente che dubita, sinceramente, guarda, questa. Abbiamo nulla da dimostrare a nessuno, questo è certo. Ma no, non ce ne frega nulla veramente. Sentono Soddisfazione che mi ha conosciuto e l'ho vista, quindi è
La confermo. Ma si è vista nella ripresa? Sì, si è Era tipo vista. mezzanuna. Si è vista. Non sono riuscito a metterti a pieno schermo, non so che è successo, come sempre qui, però metà schermo tutto e si vedeva benissimo. E ti Era dicevo. tipo mezzaluna era, per traverso. Ti dicevo, guarda caso, oggi è a mezzanotte, che è l'orario in cui hai ripreso, è la Pasqua ortodossa. Quindi hai ripreso nella mezzanotte cristiana, in quella ortodossa. No, mi Ci sono, dispiace che cioè. non ho premuto REC perché dovevo fare il ritaglio d'immagine per ingrandirla, ma era. Alla fine era più l'intenzione farla vedere in diretta, che poi giustamente pensavo che stasse ferma. Per me, personalmente, ragazzi, vi dico una confidenza, è un segno anche mio personale, oltre a un segno pubblico. Ok? Quindi c'è qualcosa in ballo di importante. Un segno tuo. Mio sicuro, Ok. perché vuol dire che sono presente anche stasera. Poi, sai. Certo. Noi alla fine siamo anche cacciatori di UFO. Quindi Esatto. quando arrivano questi segni, sono. Era arancione anche questo, ma non era neanche esatto, del tutto sferica da quello che si vedeva qui. Era No, era tagliato sopra, tipo mi sembra. mezzaluna. C'è del più di sallo, perché ero montato su per vedere dagli alberi. Vai, io intanto sistemo una cosa qui e ti raggiungo. Allora, un saluto a tutti ragazzi, grazie Sante per stasera, anche Grazie per stare un po' insieme. a te. Che ci onori della tua presenza. Ma va, che onore, mancherebbe altro, siamo tutti uguali qua sotto. Ieri Allora. Pierre ha fatto un'intervista spettacolare per chi l'ha vista, l'ha seguita. No, sono rimasto male che è andata via, sinceramente. Non si accende, cavolo. C'è anche Pier. C'è anche Pierre che Marco ci segue. Marsili. Marco Marsili, carissimo. C'è anche Pier ora? C'è Pierre, Marco, sì. Pier, non ce l'ho fatta a chiamarti perché sono uscito e c'era l'astronave ferma. Penso che sia sempre la stessa dell'altra sera. Ora, poi magari i Santi fanno ingrandimento della diretta. Perché l'ho voluta zoomare per vedere effettivamente com'era. Avevo riconosciuto subito, io conosco molto bene la volta stellare, quindi tutti i puntini, le luci, le finestre io riconosco e ho visto dalla luce arancio, come quella che ho visto l'altra sera in cielo, effettivamente ragazzi, allora vi faccio vedere, questo è l'angolo della casa, vedetela, si vede Sante Sì, l'angolo? si vede. Ok. L'astronave c'è un albero, l'astronave era sopra l'albero, no, un po' più bassa, meno di 45 gradi ovviamente. Ed Questa era la invece. stessa astronave, infatti te mi hai detto che era mezzanotte, io l'orario non l'ho visto, Scusa, forse ma. l'hai detto, ma non t'ho seguito che ero concentrato. L'altra arancione che hai ripreso è più o meno la stessa posizione, No, 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 eh? Da questa qua tutt'altra parte. è dalla parte, diciamo, nord-ovest, più nord che ovest, però era quell'angolo, guardate, quest'angolo qua. Scusate, Da tutt'altra parte. qua. Invece l'altra sera era qua. L'anello rosso, quello bellissimo anche. Qua. Alto. Era Fantastico. proprio a 45 gradi dal tetto, vedete il tetto? Vedete il tetto della casa? Era a metà, qua. Quindi tre posizioni completamente diverse, Sì. E differenti. poi, siccome poi gli altri in diretta l'hanno visto, ma non abbiamo pubblicato l'altro video, il triangolo è apparso laggiù. Sì. E quel punto rosso, che sicuramente appartiene sempre all'anello, è quest'altro lato qua, dove c'è il palazzo, come vedete. Si vede il palazzo? Ah, beh, io non vedo nulla, vedo nero. Si vede, si vede. È rimasto male, guarda, sinceramente mi ha fregato, cavolo. Che me ne frega? Beh, noi intanto l'abbiamo ripresa, qualcosa c'è.
Però ovvio, se registravi ce l'avevi in HD. È un segno personale, sento che... Segno per tutti, personale... Sì, ovvio, per tutti sempre, perché non sono mai... sono individuali a volte, quando magari nemmeno filmiamo, quindi i segni mi arrivano anche personali. Poi tu sicuramente avrai chiesto qualcosa di specifico, tua personale, che non ti voglio chiedere, giustamente, però... No, anche... chiedi pure, magari è l'occasione anche per... Allora dici perché personale, se puoi. Certo, dimmi anche te. Cioè, io sono qua anche a disposizione della gente, perché è anche il momento di fare un po' chiarezza. Sì, mi senti, Anto? Sì, sto posizionando di nuovo. Vai, vai, tranquillo. Com'è, si è sistemato il cielo, che era velato? Sì, sì, bello stellato. Wow. Anche da me. Come stai, Anto? Non te l'ho chiesto. Ciao, innanzitutto. Ah, ciao, Sante. Che appena sei arrivato, bene? Cavolo. Sì, dai, tutto bene. Stressati come sempre, stanchi, ma va bene. Quello fa parte, scusa, insomma, della situation. E... Scusate se sono arrivato tardi, ma ho fatto un'intervista importantissima con Pier Giorgio Caria e Giorgio Bongiovanni. Che andrà, penso, è andata in diretta, no, è andata in registrazione, e quindi la vedrete sicuramente settimana prossima. Cosa dice Giorgio, Anto, dei tuoi ultimi avvistamenti? Giorgio è concentrato molto sull'aspetto profondo, mistico e spirituale che questi segni rappresentano. Lo sono anch'io, perché non è un caso che si sono manifestati in concomitanza della Pasqua, quindi il Venerdì Santo, che per tradizione antica, e che noi, siccome io sono cristiano, se non praticante, perché non me ne frega niente, però nell'aspetto più profondo della cristianità riconosco benissimo i segni, e quindi anche le usanze antiche e le ricorrenze le rispetto. Mi sono ritrovato con questa manifestazione fantastica che abbiamo filmato in diretta con questo anello il venerdì, che come ben sappiamo il Venerdì Santo è l'anticipazione poi del sabato e la domenica, dove c'è la risurrezione, quindi la crocifissione per noi credenti e cristiani. Non a caso si è manifestato un cerchio rosso sangue, e noi, valutando poi con Pier e con Giorgio per quello che ha ricevuto, ma anche per degli input che ho ricevuto io, comunque noi abbiamo a che fare con una corona, certo, rosso sangue, e caso vuole che si tratta del venerdì, ma io nemmeno ci pensavo, sinceramente ho voluto fare questo appostamento, ma niente pensavo, cioè pensavo al tutto all'infuori che si manifestasse un segno di questa natura, quindi di carattere prettamente spirituale e mistica, ma non lo so, perché ancora non lo so, ma la ricollego al Venerdì Santo con questo anello di fuoco, di sangue, sembrava, perché non è rosso luminoso, era un rosso che effettivamente è evidente nel video, ma dal vivo dava l'impressione del sangue vivo, pulsante. Come ben sappiamo, il sangue vibra su una frequenza che di fatto dalla scienza è dimostrato scientificamente che è luce, il sangue. E emana luce, una bassa frequenza, però emana luce. In questo caso mi sono visto questo anello, l'ho ricondotto subito a un anello di sangue, ma di luce. Ma niente, abbiamo sorvolato un attimino, e poi col segno che c'è stato il cavallo tra il sabato notte e la domenica mattina, quindi entrando nella mezzanotte della domenica, la resurrezione, abbiamo visto questa fantastica manifestazione di un'astronave di luce. Guarda, pensa che io, quando ho fatto l'esperienza in astrale, che ho raccontato anche se alcuni non l'hanno ascoltata, la possono andare a leggere
un messaggio che ho scritto, che abbiamo comunque, lo potete trovare nel sito di Giorgio Bongiovanni. Io quando ho avuto la visione, per quello che poi ho annunciato pubblicamente che avrei filmato, non era così l'astronave, che quando me l'hanno fatta vedere era di pura luce bianca, un po' come quando vedi Venere tre volte di più, ok? Con questi raggi, sai il riverbero che ti fa la luce, sì, con l'occhio, tu vedi i raggi, però di fatto non è che c'hai i raggi, il soggetto stesso. Ecco, l'astronave l'ho vista in quella maniera. Invece, con sorpresa, lo spettacolo l'ha vista anche te, mi ha dato soddisfazione, perché poi dietro a quel segno c'è tutta una serie di situazioni che riconducono degli elementi molto interessanti, tipo l'aspetto pleiadiano e tante altre cose. Però di questo non entro in merito, perché voglio rimanere nel mio ruolo di persona semplice che vive delle esperienze e le racconta al mondo attraverso i segni. Poi questo poi magari entrerà nello specifico Pierre, Jaime o San, perché magari fanno comparazione con altri segni, non lo so, voglio rimanere nei miei ruoli in questo periodo, anche perché se... non so tutto, quindi io non so tante cose, non è perché io vivo l'esperienza e devo sapere tutto per forza. Tant'è vero che quell'essere che io ho incontrato e che mi ha detto che si chiamava Ptah, questo Ptah è risultato poi essere il padre di Seminase e quindi un pleiadiano. Come dice Pierre, facendo il collegamento, che l'astronave è molto simile a quelle che filmava Carlos Diaz sosteneva che le sue astronavi provenissero dalle Pleiadi. Quindi siccome Ptah mi ha detto, guarda che... No, non mi ha detto Ptah lui, attenzione, io Ptah, questo essere con la barba grande, enorme, avrei avuto 2,30 m di altezza, sul penso, vestito distinto, imponente, saggio, traspariva questo, emanava questa situazione, non è che mi ha detto, ma quando vengo via dall'esperienza, nella mente io ho avuto uno schema ben preciso. Quindi non è che mi ha detto lui vai e fai, ma per me era un messaggio suo, perché c'era solo lui, o perlomeno quello che mi ricordo. Certo. Quindi lui pleiadiano, l'astronave è simile a quella di Carlos Diaz che filmava gli esseri pleiadiani, le astronave pleiadiane, pensiamo che ci sia un legame profondo. Giorgio Bongiovanni ha un legame profondo con le Pleiadi, e quindi anche io... Che non è la prima volta tu che c'hai, no, questo legame, che no, è dimostrazione, assolutamente. Insomma, ora sto ancora pensando all'astronave di prima, che non è rimasta, perché sarebbe venuto veramente un bel filmato in diretta. Vabbè, va bene così. Guarda, per noi è tantissimo già così, lo so che tu sei abituato a ben di più. No, anzi, guarda Sante, a me, come ben sai e ti ricordi, che poi sei andato, purtroppo per fortuna tua, sei andato in Svizzera, ma noi quando eravamo insieme con gli altri, con Mario, con gli altri ragazzi, quante volte si è filmato anche di giorno, anche il puntino insignificante, ma per noi quel puntino insignificante è sempre intelligenza extraterrestre, cioè non è perché è piccolo il volume dà l'eclatanza della cosa, se è grande la strada, ma chi se ne frega, per me è sempre un segno, per noi che siamo fedeli e crediamo in determinate situazioni. Quindi se si manifesta una sfera, ma quella sfera non è nostra, sì. Cioè, l'altri devono capire, però l'altri sono abituati allo spettacolo e quindi aspettiamo gli spettacoli. Sì, poi devi vedere anche tutta quello che c'è intorno, cioè l'ambientazione dell'episodio. Qui eri appena arrivato, cavolo, già c'è la sfera che ti aspetta. No, allora, quando io sono uscito, in verità, sì, quando io sono uscito prima di accendere la diretta, era lì ferma dietro gli alberi. Sinceramente pensavo a uno stellone enorme, okay, ti dico la verità, pensavo addirittura a Venere,
però Venere innanzitutto fa tutt'altro giro e va, se potete vedere dalla mia postazione, non va a nord Venere, va a ovest, nord-ovest, e a quest'ora dovrebbe essere già calato. Poi non si muove, non va da destra verso sinistra, da sinistra verso destra. Conosco bene, io che osservo il cielo, sono dagli anni 90, da piccolo che osservo il cielo, però che entro nell'aspetto tecnico, quindi il moto delle stelle e tante altre dinamiche. Sta passando qualcosa che ci lampeggia, Antò, sulla mia camera. Salute. Filma! Sì, stiamo a filmare. Vai, tu parla, scusami. Dove è finita? Eccola, ci sa fare lampeggi, bellissimo. Sparita, eccola. Bella. Tu non riesci a vedere, mamma mia, wow, ci ha fatto adesso un flash enorme, Antò. Tu non riesci a vedere. Sarà da te. Cavolo, bellissimo. No, sul telefono tuo forse. Vabbè. E non riesco a vedere niente qua. Sparita? Io sono in Skype, ora magari mi collego con il... Vediamo se... Aspetta, mi collego con... Porca miseria, sto caspita di cosa. Bella, perché fai flash, sparisce, rientra, e lì non è... No, sono astronavi. Cioè, dai. Poi quando interagiscono, scusa, Antò, è inutile a raccontarcele. Esatto. Sparita? C'è più? Eccola, forse? No, vabbè, io sto laser, va, via. Cioè, non c'è più. Sparita, Antò, posto. Un altro segno. C'è più. L'hai visto come interagiva? Spettacolo. Sì. Una volta ha fatto un flash, madonna, è diventata enorme. Vai. Allora ragazzi, io propongo una cosa, se vi sta bene. Vai, togliamo. Mi si vede? Sì. Sì, ci siamo. Allora, se volete altre due o tre domande, se c'è te, riesci a vedere domande di qualcuno? Sì, ce l'abbiamo. C'ho qui Christian, ti ricordi che me l'hai fatto conoscere alla conferenza, ti saluta. Ciao Antonio. Vabbè, con tutti quelli che conosci e incontri. Ciao Christian. Un abbraccio e grazie ancora per l'incontro. Ma che fai, dormi nel letto con Santi stasera? No, nel letto c'è mia figlia stasera. Che brutta vedere. È voluta vedere. Senti, ma sì. Io proporrei sinceramente, ora la metti te, la tua bella musica armoniosa, e ci concentriamo un attimino, così anch'io mi prendo gli spazi, le mie cose. Assolutamente. Insieme guardiamo. Sì. E poi vediamo un po' cosa arriva. Vai. Voi ragazzi, se intanto scrivete le domande, noi nei momenti in cui vogliamo fare delle pause le prendiamo in considerazione nel caso o alla fine, insomma. Però ecco, siccome l'incontro è dedicato allo skywatching, come dice Antonio, giustamente è meglio anche stare un attimino a concentrarsi. Sì, no, nel senso che la diretta sono volenteroso a parlare con tutti, ci mancherebbe altro. Arriverei all'infinito, però se vogliamo vedere di filmare, esatto. Al di là che l'altra sera ho avuto degli input preannunciati, voglio provare, siccome prima ho visto una chiara evidenza che ci sono, chissà che magari riesco a filmare qualcosa di nuovo come l'altra sera, e sarebbe eccezionale, fantastico. Va bene? Esatto. Vai, quindi grande. Metti la nostra musica, io mi accendo un bell'incenso formato famiglia, di quelli seri, anzi. Vai. Poi consiglio a tutti di prendere questo che...
che momento è il migliore pubblicità. In assoluto. Cos'è, sai? Sai, ma com'è che c'è scritto? Aspetta. Domani ti chiama l'azienda per proporti un contratto. Sai Darshan. Sai Darshan. Sai Darshan, sì sì. Sono praticamente sono delle bacchette incredibili che veramente ti portano su altri piani. Fanno una fumata incredibile. No, sono buoni, me li ricordo bene. Tu lo sai, no? Quelli sì, quali sì. Sono. Questi in abbinamento alla musica nostra, determinazione, concentrazione, e l'astronave arriva. Dai ragazzi, ci sentiamo fra un po', tu intanto lascia la diretta, io vai. Giro. Però devi mettere la musica, eh? Sì, sì, c'è già. Tu forse non la. Tu la. Se, c'hai il coso acceso? Allora aspetta, alzo il volume. Già, tu forse non la. Tu la. Se c'hai il coso acceso? Allora aspetta, alzo il volume. Già, tu forse non la. Tu la. Se c'hai il coso acceso? Allora aspetta, alzo il volume. Intanto spengo per la batteria, eh? Sì, sì, sì. Vai, guarda qui, guarda qui. Intanto spengo per la batteria, eh? Sai quando non interagiscono c'è sempre il dubbio. Tanto c'è la mia voce in loop. Anto? Antonio? Sì. C'è la rientra dentro l'audio. Sì, infatti spengo perché è all'infinito. Forse ti conviene mettertela da te. Tanto non dovrebbe entrare da fastidio, al massimo tolgo la mia. Basta che sia senza copyright, tanto questo, però lo sai già questo. No, piuttosto non metto niente, guarda. No, no, mettila, io tolgo, se dà fastidio tolgo la mia e tanto ci entra la tua direttamente, non ti preoccupare. Almeno ci aiuta a concentrare. Vedete ragazzi, una cosa molto importante. Molti criticano, tante volte in passato è successo, criticano i video dove io a volte metto queste musiche. Sembra quasi tutto un fotomontaggio, ma io sono nella mia realtà. Quindi se io per rilassarmi, come quelli che fanno yoga o meditazione e si mettono concentrati, chiudono gli occhi, si mettono la loro musica armoniosa, perché io che devo entrare effettivamente in contatto con qualcosa di visivo, di fisico, che tutti vedono, non posso mettere le mie musiche? Poi, la domanda, quando uno deve vedere il capello. È una riflessione che gli altri devono capire perché io metto le musiche. Ecco, sì. Perché le metto, perché mi concentrano e entro nelle mie dimensioni, nella mia realtà. Quindi per aiutarvi a capire, a comprendere anche a voi,
se volete entrare, al di là che poi ci sono altre prerogative, ci sono delle richieste ben specifiche per entrare in contatto con le dimensioni superiori e filmare astronavi. Non è che uno si mette lì con la musica e l'incenso e filma, non funziona così. Però questo aiuta, perché vibrano le canzoni, le musiche su una certa frequenza e ti vanno a stimolare, quindi stimolano la percezione e tante altre cose e ti aiutano a elevare a livello spirituale, dello spirito. Sì. Lì l'ignoranza galoppa come sempre. No, ma non è ignoranza, è questione che la gente non sa. Devi dire più che ignoranza c'è l'arroganza e la presunzione, che è diverso. L'ignoranza, tutti noi siamo ignoranti perché non sappiamo tutto, però a volte chi non sa eccede troppo nel parlare e quindi va a rovinare tutto alla fine. Potrebbero entrare in verità in alcune dinamiche che, come io c'entro, ci possono entrare anche gli altri. Io ci sono perché comunque c'è un progetto di vita fatto prima di nascere, ma ci sono altre persone, visto i tempi, che hanno l'opportunità di entrare in frequenza, in contatto, ma si devono attenere anche a delle regole, e con la presunzione e l'arroganza non va da nessuna parte. Ci vuole tanta umiltà e disponibilità. Vai, mi preparo. Ciao. Sì, sì, vai tranquillo. Mettiti la musica se vuoi, Anto, io tolgo la mia, non ti preoccupare. Tanto anche la tua entra dentro e la sentiamo noi. Almeno non fa rimbombo. Hai diviso lo specchio ora? Lo specchio, hai diviso lo schermo? Sì, siamo tutti e due. Ah, ok. Poi se uno o l'altro riprende, c'ho già pronta il settaggio, quindi siamo pronti a tutto. Sante, siccome io sì. Ho il cellulare che è impegnato con lo Skype, eventualmente, sì. Eventualmente arrivano, mi fai una cortesia, come mi ha chiesto prima Pierre, di chiamarlo. Lo chiami te, ce l'hai il numero, no? Sì, sì, ok. Che poi puoi aggiungerlo anche nella chiamata Skype, però poi non so se si rovina il video. Vabbè, comunque sì, lo chiamiamo, poi sentiamo noi. Ok.
Anto, mi permetto di dire una cosa perché per rispondere già a un certo personaggio che ci faceva notare nella sua maniera, come sempre, poi sai, sono sempre bravi, no? Sulla mia telecamera c'è l'ora che non ho tirato avanti, quindi risulta che è il 18 aprile 2020. A parte che non so cosa li cambia, però comunque sia l'unico problema è che non ho tirato avanti l'ora, quindi poi sta tranquillo che non c'è nulla di programmato o registrato prima. Ti puoi rilassare, insomma, ecco. A posto. Poi vorrei capire come faccio a rispondere ai commenti se non siamo in diretta, ma purtroppo va bene così.
come va? Bene, siamo in meditation. Ho presentimento che arrivano. Grande. Quanti siamo? 500. Ah, che bel numero. Cavoli. E poi dovevo farla contemporaneamente su Facebook e su YouTube, ma oggi va tutti i problemi, ce l'avevo io come sempre. Non puoi ora? Ormai dovrei chiudere questa e rifarne un'altra. Vabbè, ma la gente lì entra nel link che abbiamo postato, no? Alla fine. Se vuoi possiamo farlo. Non c'è problema. In che senso? Se vuoi chiudo questa e ne riapro un'altra dove la facciamo dire in contemporanea qui e su Facebook, senza problemi. Tanto questa rimane registrata, no? Sì, sì, sì. Allora fai così da anche gli utenti di Facebook entrano. Vai, ok. Vai. Chiedo una gentilezza, do due istruzioni a tutti quelli che sono collegati. Adesso chiudo e rifaccio la diretta, poi chi ci vuole segui su Facebook basta che va alla nostra pagina, chi è qui su YouTube basta che entrate nel canale YouTube e poi a un certo punto se vi iscrivete vi arriva la notifica oppure lo vedete, esce il video dal vivo. Così possono fare le domande, no? Anche quelli di Facebook. Vai. Vai. Ciao. Tu stai lì? Fuori. No, aspetta, non andare. Dai ragazzi, a fra poco.